Prima di Netflix c'è stato di tutto e di più. Dopo i lupi grigi, ecco sbucare all'improvviso i ricatti allo IOR. L'ex 007 lupo Luigi Gastrini, la supertest Sabrina Minardi e la sua betoniera tritacadaveri a Tor Vaianica, il supertest Maurizio Giorgetti e le sue ricerche di Emanuela viva in Turchia, il principe Hans Adam de Liechtenstein, custode della ragazza nella reggia del suo piccolo ma ricco stato, i virgolette, preti pedofili di Boston, il satanismo e le messe nere in Vaticano, evocate dal decano mondiale degli esorcisti Don Gabriele Amort, le orge con diplomatici e la successiva uccisione della ragazza a dire di Don Simeone Duca, e le orge alla Kurt Russell nella Basilica di Santa Apollinare. Ancora a seguire l'immancabile sistema costituito da mafia, servizi segreti più o meno deviati, massoneria e quant'altro. L'innamoramento di Emanuela per uno dei rapitori e conseguente vita di moglie e madre felici a Parigi, in Ungheria, in Iraq, in Turchia o in altri paesi del Medio Oriente. La chiusura forzata della ragazza in monasteri di clausura a Pepange, in Lussemburgo, e a Sabbiona, in Alto Adige o nel Lazio. Il rapimento voluto dall'Iran, con annessa chiusura in chissà quale convento italiano, con la complicità del Vaticano. A seguire la strage delle guardie svizzere del 4 maggio 98 per far sparire, virgolette, il dossier con la verità su Emanuela. La bufala di Emanuela sepolta in una basilica romana col boss della banda della Magliana Enrico De Pedis. Il finto rapimento con Emanuela consenziente, organizzato dall'artista immaginifico Marco Fassoni Accetti. Il mafioso ergastolano triplice omicida Pippo Calò e l'assassino e mafioso pentito Vincenzo Calcara o Calcara, che si vuole conoscano bene la verità. E qui dobbiamo far spazio a questa figura di Vincenzo Calcara. Emanuela Orlandi, il super testimone Calcara, mafioso e omicida, da eroe a Torino al rinvio a giudizio a Catania di Pino Nicotri, pubblicato 16 gennaio 2022. Mister Orlandi, un altro super testimone, finisce nel fango, dalle stelle alle stalle. Per la precisione, dagli applausi alla Fiera del Libro di Torino del 2014 al rinvio a giudizio per diffamazione e calunnia. Questa volta è toccato al mafioso e omicida Vincenzo Calcara, diventato collaboratore di giustizia, cioè un cosiddetto pentito, che nel giugno 2014 ha scritto a Papa Francesco una lettera per chiedere di potergli parlare. Devo rivelare importantissimi segreti, improrogabili e urgenti. La verità sul caso Orlandi è stata tenuta nascosta per anni perché rivelarla sarebbe stato come aprire una scatola e portare alla luce verità così pesanti da mettere seriamente in crisi un sistema che lega il Vaticano alle altre entità deviate. Dopodiché il mafioso pentito, senza troppa modestia, ci tiene a specificare: il nostro incontro deve e può cambiare il corso degli eventi. Di quali eventi si tratta? E come cambiarne il corso? Vincenzo Calcara, nella lettera al Papa, spiega che lui gli vuole rivelare tre segreti. Cioè, per inciso, il tono messianico, da segreto di Fatima. Continua. Oltre a quello che farà luce sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, gliene vuole rivelare altri due, uno di Stato e l'altro di mafia, con la M maiuscola. Quello di mafia riguarda l'imprendibile latitante Matteo Messina Denaro, che secondo Calcara, virgolette, può dormire pure al Vaticano. Beh, per inciso abbiamo visto poi dove dormiva. Nel corso della Fiera del Libro di Torino del giugno 2014 venne presentato il libro scritto da lui e dalla giornalista Simona Mazza. Dai memoriali di Vincenzo Calcara, le cinque entità rivelate a Paolo Borsellino. E Calcara pensò bene di usare la presentazione come megafono per la notizia della sua lettera al Papa. A dar credito e manforte a Calcara, alla fiera accorse con entusiasmo e imprudenza Pietro Orlandi, immortalato in foto assieme all'omicida ex mafioso, che a Torino assurse di colpo al rango di triplice supertestimone del mistero Orlandi, dei misteri di Stato e dei misteri di mafia con la M maiuscola.
Anziché rivelargli le cinque entità, Calcara sostiene che lui, al magistrato Paolo Borsellino, doveva ucciderlo, ma che poi ha cambiato idea. Il magistrato comunque è stato fatto saltare in aria con la sua auto il 12 luglio 1992. Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso, suggestionato dai racconti di Calcara, ne è stato anche lo sponsor e il mentore. Tant'è che ha scritto l'introduzione al suo libro e alla Fiera di Torino l'ha voluto presentare proprio lui, parlando di un legame particolare con Calcara, virgolette, l'uomo che avrebbe dovuto uccidere mio fratello, ma che poi ha scelto di passare dalla parte della giustizia. Ma da quel giugno 2014 molta acqua è passata sotto i ponti e la credibilità di Calcara è messa in discussione da tempo. Non solo da varie sentenze nel corso degli anni, ma soprattutto dal fatto che l'anno scorso il magistrato Gabriele Paci, pubblico ministero a Caltanissetta, nel processo sulle stragi del 92, lo ha definito pentito eterodiretto ed inquinatore di pozzi. Il giudice dell'udienza preliminare, Simona Ragazzi, del Tribunale di Catania, dopo l'udienza preliminare dello scorso 20 dicembre 2021, nel procedimento che vede Calcara imputato del delitto di calunnia e diffamazione aggravate e continuate con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ha rinviato a giudizio l'ex mafioso pentito, fissando l'udienza presso il Tribunale di Catania il 13 ottobre 2022. Parti lese il magistrato Gabriele Paci e l'avvocato Fabio Alfredo Trizzino, legale dei figli di Paolo Borsellino. La vicenda è terribilmente complicata e intricata, consiglio quindi di leggerla in proprio. Con un'altra raccomandazione, magari a qualche nuovo entrato qui del canale, qualcuno che passa e va. Per cortesia, non chiedetemi qualcosa del minuto 23 di un video che magari ho fatto 6 mesi fa. Mi citate il punto, mi citate l'argomento, ormai siamo quasi a 600, senza contare tutti i libri che ho scritto e non posso ricordare tutto a memoria. La mia memoria è sempre stata buona, oggi magari non è più quella di una volta, è sempre discreta, però non posso, umanamente è impossibile. E quando mi chiedete qualcosa a cui ho già dato la risposta in un video e vi rimando ai miei video, siete pregati, dico a queste persone, pochissime, di guardarli. Se non avete voglia di guardarli, io non posso ripeterlo tutte le volte. Gentilezza che chiedo. Vediamo se questa volta andrà meglio e quindi bisogna leggersi attentamente la storia del sedicente pentito Calcara, che a un certo punto divenne amico di Pietro Orlandi. Certo, un'amicizia durata lo spazio di una giornata, ma sempre improvvida.